Buongiorno bimbe, bentornate. Ciao amore. Una fame micidiale queste bimbe. Allora Vanessa, dove stiamo andando adesso? A comprare le scarpe con la nonna. Ma le scarpe per che cosa? La comunione. Sì, e viene anche la nonna Elisa, anche lei deve comprare le scarpe. Siamo tutti in ansia perché domenica diluvia, farà anche freddino e secondo me ci ammaliamo tutti perché siamo vestiti tutti leggeri. Ah, e comunque sì, la cosa bella, la cosa un pochino non bellissima, perché venerdì che c'è gita, sì, ecco, il pullman parte alle 8. Te l'ho detto che partiva prima, non alle 8:30, come Anastasia. E quindi alle 7:40 dobbiamo essere là. Esatto, come Anastasia, uguale uguale. Hai capito, Ani? Che venerdì dobbiamo essere a scuola alle 8:20. Magari lei può anche dormire. 8:20, 7:30, scusate, ho avuto il singhiozzo. Perché Vanessa va in gita. Ma dove, con chi dorme, scusa? Come fa a dormire? Non può dormire. Si alza presto, come ha fatto Vanessina, poi te andiamo a far colazione, se riusciamo, va bene? E poi tu vai a scuola, alle 8:30. Ah, d'accordo? Come o altrimenti ti porto al parchetto. No, ma venerdì piove. No, venerdì è l'unico giorno che forse non piove. È brutto il tempo, ma non piove. Sabato è bruttissimo e domenica pure. Piove tutto il giorno. Eh? Ti porterei anche al parco se non fosse tutto bagnato. Vediamo, se non è bagnato ti porto un pochino prima che apre la scuola, d'accordo? Sì. Ok, adesso chiamiamo nonnina perché non è... Ecco, mi sta chiamando lei, così la facciamo scendere. Cuccioline, cucciolini, avevamo sbagliato giorno. Stavamo andando a comprare le scarpe per la comunione, ma poi ci è venuto in mente che oggi Vanessa aveva catechismo. Ultimo giorno oltretutto di catechismo, quindi abbiamo detto a nonna Elisa di ritornare a casa e noi siamo andate all'oratorio. E dove vai? E niente, adesso stiamo andando a Ani, non lo fare, perché se cadi dentro non devi saltare. Ma io non so più come dire a questa bambina che non deve mai arrampicarsi da una finestra, da un muretto, non si sa quello che c'è dopo. Vabbè, banda alle ciance. Andiamo a prendere Vanessa e vediamo com'è andato l'ultimo giorno di catechismo. Amore, stavamo per perdere l'ultima lezione di catechismo oggi, eh? Come delle pazze, stavamo andando a comprare le scarpe, la nonna era anche scesa, poverina, l'abbiamo rimandata a casa. Meno male che è arrivato quel messaggio, ci siamo accorte. Senti, devi studiare che domani hai, spero, e penso di sì, l'ultima verifica, sì, di geografia. L'ha detto la maestra? Che no, l'ultima. Non ha detto che l'ultima. Ma mi auguro proprio di sì, cioè siamo il 18, domani è il 18 maggio, non so, vabbè. Comunque ti prego vai a studiare, ok? Vai a studiare che io preparo la cena. Vuoi studiare qua? Tanto Anastasia è fuori che gioca. Mi aiuti un pochino? No, lo sai che geografia non mi compete. Lo so, però un pochino sì. Sì. Amore, devo cucinare. Sì. Vane, preparo due cose e poi arrivo. Intanto tu comincia a tirar fuori i libri però, perché altrimenti lo sai che si fa tardi, va bene? Non ti ho detto dormi, ti ho detto fai i compiti. Dormi tu quando vuoi. No, non è vero, dormi la sera quando vuoi. Vane, non sono. Dai, tirati su. Allora, venerdì dove vai? A Milano. Non è vero. Al Castello di Bogogna. Vai al Castello di Bogogna in gita. E cosa è successo ieri a scuola? Cosa è successo ieri? Ci sei? Ah, mi sono rotta una gamba. Non ti sei proprio rotta una gamba, mi perché sono altrimenti. Rotta una gamba. No, ti sei slogato la caviglia. Quindi ti fa male la caviglia. Venerdì hai la gita e domenica hai la comunione. Perfetto. Venerdì, è tutto perfetto, dormi, direi. Cucciolini, questa è la dimostrazione che noi non fingiamo, che loro si fanno male davvero, sempre, anche a scuola. Solo che a scuola non li posso riprendere, ma dovrei addestrare le maestre a farlo, perché loro si fanno male sempre. Allora, Vanessa, facciamo così. Che sorriso d'Urbans. Ti faccio un massaggino alla caviglia, poi però devo cucinare davvero, perché è quasi ora di cena. Io dormo. Ok, ho capito, va bene. No, e tu fai i compiti. Cami, io adesso ti metto la pomata, ma tu dopo... Studi, Vanessina, ti prego, ragazzi, non mi fare impazzire. Sì. Io sto parlando con te, te lo spezzo il piede, capito? Del tutto. Così almeno abbiamo la scusa veramente. Va bene? Secondo me, Vanessa, sei un pochino gonfia e devi mettere il ghiaccetto. Mamma, invece che stare lì. Senti, ascolta, Vedi di alzarti e andare a prenderlo, visto che puoi andare in gita venerdì. Vanessa, io tra 3 secondi ti voglio vedere qua con i libri, Guarda che non ti mando in gita. Guarda. Tu prendimi in giro e io non ti mando in gita. Vuoi vedere? Lo sai che sono capace. Finalmente ti sei messa a studiare. Bravissima. Fammi vedere. Questa è la scheda che ci sarà domani.
Ce ne sono tanti. Ma devi finirla, devi completarla. No. Sì, qua. Eh no, qua dobbiamo scrivere. Quando? Durante la scheda? Sì. Durante la verifica? Sì. Hai studiato? Sì. Stai ancora studiando con papà, manca poco e ci sei. Hai studiato tutto, devi solo sapere dove sono posizionati sulla cartina geografica. Stai attenta perché il fumo sta arrivando anche ai nostri cucciolini a casa loro. Non ti ustionare, Vanessa. Io vado a lavarmi. Tito amore anche a te. Dopo mangiato, anche tu hai studiato. Abbiamo studiato scienze, di cosa si nutrono gli animali. E quante specie di animali ci sono? Dai, finiamo di cenare che poi andiamo a far nonnina, va bene tesorino? Guardiamo un film, va bene, sì. Allora, quindi la tecnologia è una formula speciale che fa sentire... Oddio, aspetta, sì, la tecnologia... Chi è il campanello? Ani, ma hanno bussato? Sì, battegna, voglio giù. Ok. Strano quest'ora. Ma cos'è? C'è qualcuno? È buio. Vabbè, la prendo. Mi ha fatto paura. Ani, hai giocato con qualcuno fuori che ha dimenticato la bambola? No, perché? Perché ha trovato questa bambola fuori e non so di chi è. Megan. Ti piace il nome Megan? A noi sì. Ah, vuoi venire a studiare con me? Ok. A dormire? Aspetta. Cosa devo aspettare? Sono le 10. Metti, cambia il pannolino alla bambina e andiamo, va bene? Hai fatto fare il routine? No. Ecco, allora falle fare anche il routine, ok? Ok. Fuori da dove? Dalla porta. Scusa, stavi parlando con lei? Sì. Ma che abito strano che ha. Sì, lo so, è tipo degli anni 80, mi sembra. Degli anni 80? Guarda, io sono degli anni 80, ma non ricordo di aver mai indossato un abito del genere. Ma stavi parlando con lei? Sì, sì. Ah, così? Come? Da sola. Da sola? Ah, cioè, giusto così, come facevi finta di parlare con lei. Andiamo a dormire? Andiamo? È finito di studiare? Sì. Allora, fai lo zaino e andiamo a dormire, ok? A dormire. Ma cosa ci fa la bambola lì? Megan vuole dormire con noi. Chi? Megan, lei. Lei è Megan? Sì. Ah, e chi mi era detto che lei è... Lei. Ah, Megan parla, Megan! Quanti anni hai? Non parla, come immaginavo. Vabbè, allora, non può dormire con voi perché siete scomode. No, sì. Sì, lei ha detto che vuole dormire con noi. Ho capito che lei vi ha detto che vuole dormire con voi, ma voi già fate fatica a dormire voi due, figurati con Megan in mezzo. A me l'ha detto che vuole dormire. A te sì. Te l'ha detto? Oh, che sì. Carina. Megan, domani fai le pulizie di casa, mi raccomando. Perché no? Visto che parla, Megan saprà anche muoversi, immagino, no? Sarà bravissima a fare le pulizie di casa. Comunque, va bene, volete dormire con Megan? Ma non mi chiamate stanotte se siete scomode, perché io non mi alzo per togliere Megan dal letto. Va bene, allora buonanotte e ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. Megan, svegliati presto, mi raccomando, non mi fare impazzire come Vanessa e Anastasia, almeno tu. Bimbe. Bimbette. Buongiorno bimbe. Buongiorno amore. Ciao Vanessina. Ciao amore. Buongiorno. Andiamo a scuola? Ciao amore. Andiamo a scuola? Vado a lavarmi e torno subito, ok? Cosa ci fa qui la bambola? Ma è vero, la bambola era nel letto. Lo sapevo che erano scomode, l'avranno messa loro lì. Non mi ascoltano mai. Dormito bene? Anzi, mi sa che eravate un po' scomode perché ho trovato la bambola Megan lì. L'avete spostata voi? No. No? Tu non hai spostato Megan? E allora sarà stata sicuramente Vanessa. Dai, vestiamoci che andiamo a scuola. Ciao amore, hai dormito bene?
Cioè, stai ancora dormendo bene, vedo. Guarda un po', guardate un po', cucciolini, Vanessina, tutta stanca. Hai dormito bene? Eh? Hai spostato tu Megan dal letto, vero? No, io ho dormito. Ma come no? Tu no, tu no? Megan, scommetto che ti sei spostata da sola, vero? Sì, mamma, è stata lei. E tu come fai a saperlo, scusa? Me l'ho detto. Te l'ho detto? Megan deve avere una vocina molto sottile, perché io non sento nulla. Vabbè, senti, vestiti, perché sono le 8 e siamo ancora a letto, d'accordo? Buongiorno, ma allora, io ho un forte dubbio. O Vanessa è estremamente stanca, visto che siamo agli sgoccioli con l'anno scolastico, e quindi probabilmente ha bisogno di riposare, ma perché avete notato che parla con una bambola? Oltretutto dice di chiamarsi Megan, ma non capisco come mai abbia dato questo nome a questa bambola. Lei sostiene che sia stata la bambola stessa a dirle che si chiama Megan. Io non ho idea di chi sia questa bambola, non l'ho mai vista. Se voi sapete chi è Megan la bambola, scrivetemelo nei commenti, perché io non la conosco. E quindi niente, speriamo che quando esca da scuola stia un po' meglio, perché l'ho vista un pochettino strana. Secondo voi è strana Vanessa o è tutto normale? Anche voi parlate con le bambole? Scrivetemelo nei commenti. Bentornate bimbe, ciao, ciao amore, bentornate, tutto bene a scuola? Sì. Mamma, come sta Megan? Megan? Chi è Megan? La bambola? La bambola. La bambola. Non lo so come sta Megan, penso bene, l'ho lasciata in cameretta stamattina e sinceramente non mi ha detto come stava, però magari te lo dice a te visto che ci parli, giusto? Sì mamma, ma lasciarla così da sola. Vabbè amore, cosa devo fare? Una bambola, abbiamo 20.000 bambole in casa, non ne ho mai considerato nessuno quando voi non eravate. Ma magari, non lo so, potrebbe... Potrebbe piangere. Non lo so, sì. Vabbè, niente, adesso torniamo a casa e ci vai tu da Megan a parlarci, va bene? Ma tu, oggi. Ti è mancata Megan? Perché ti è mancata Megan? No. Così? A te anche è mancata Megan? No. Ah, meno male. Allora, come è andata a scuola? Tutto bene? Sì. Avete fatto i compiti in classe, le verifiche, tutto ok? Bravissima. Ancora, amore, brava tesoro. Una cosa. E tu sei stata la prima a consegnare di geografia. Molto bene, dai, andiamo a casa a far merenda. Vuoi far merenda? No, ma prima vuoi andare da Megan. Vabbè, fai prima merenda un attimo, no? No, no, vuoi andare prima da okay, Megan. Ok, vai da Megan. Vai a prendere Megan e vieni a far merenda. Ani, tu hai studiato la... quella di... di scienze, sì. La lezione di scienze? Sì. Sì? E com'era? Vediamo se te la ricordi. Ci sono degli animali che mangiano carte... carne si chiamano carnivori, sì? E degli animali che mangiano erba si chiamano erbivori, e degli animali che mangiano sia carne e sia erba che si chiamano onnivori. Bravissima. Ti ricordi per caso qualche animale? Dov'è Megan? Sì. Dove l'ho lasciata stamattina in cameretta? Non c'è. Sì che c'è, per forza, io non l'ho toccata, eh. E guarda nelle altre stanze, magari la donna delle pulizie l'ha spostata. Okay. Per caso ti ricordi come si chiama? Ti ricordi il nome di un animale, sì, carnivoro che mangia la carne? Sì, il... aspetta, leone. Mamma! L'ho trovata! Bene, vieni giù e fai merenda, dai! Qui. Leone e la volpe. Bravissima, è un animale che mangia... che mangia maiale? Che cosa fa il maiale? Maiale mangia che cosa? Mangiala. Sì. Ah, finalmente con la tua bambola. Onivori. Ok, vai di là che adesso ti porto la merenda. Onivori. Ti dico cosa c'è per il merenda. Maiale la sera. Scusa un secondo, non ho capito. Scusa? Te l'ha preparata Megan la merenda? Sì. Che merenda ti avrebbe preparato Megan? Vabbè, senti, mangiati la merenda che ti ha preparato Megan. Se è più buona di quelle che ti faccio io, di a Megan che te la può preparare anche tutti i giorni, d'accordo? Megan, cominci a essermi simpatica. Allora dicevamo, come il maiale è fatto onnivori, come il maiale. Il maiale è onnivoro, sì. Quindi se è onnivoro, sì, ma mia. La scimmia. Ah, scimmia. Quindi se è onnivoro cosa mangia? Ma senti, cosa fa? Ma scusa, ma con chi stai parlando? Cosa vedi? E questo...